Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. In questo tutorial vediamo come realizzare un poncho estivo, dunque in cotone, con un punto traforato, assolutamente alla portata anche delle super principianti, e quindi vediamo subito cosa occorre. Per questo progetto ho scelto brezza, vi occorrerà un gomitolo per realizzare l'intero poncho nella taglia grande, poi vi spiegherò anche la questione taglie. Brezza un 100% cotone, è disponibile in 10 sfumature tono su tono diverse. Lavoreremo poi l'intero progetto con un 184,5, tenete a portata di mano nelle clip e quando poi andremo a cucire il poncho e il fantastico ago appunto per cucire il rettangolo. E naturalmente trovate tutte le informazioni del filato, tutti i link utili sotto al video nell'info box. Allora, quello che in sostanza andiamo a fare è creare un rettangolo della misura di 60x120 per la mia taglia, ma poi vi spiego anche le altre taglie, e con questo bellissimo appunto filato che è brezza. Ho usato tutto l'intero gomitolo che, come vedete, parte con un colore molto chiaro e arriva, in questo caso la tonalità del blu, arriva proprio a un blu intenso, molto scuro, bellissimo. Ho lavorato chiaramente in questa direzione, andando avanti e indietro e lavorando i quattro giri del motivo, ma questo poi lo vediamo dopo nel tutorial. Il punto che ho usato è un punto che in realtà già c'è sul mio canale, ma ripeteremo qui nel tutorial, e è la lezione 23, punto ventagli in diagonale. Il video è un po' vecchiotto, diciamo così, e quindi ho pensato di ripetere chiaramente qui il punto e soprattutto di integrare le spiegazioni con anche lo schema. Quindi, andando sul mio sito, ma trovate il link sotto al video nell'info box, troverete anche lo schema. E adesso facciamo chiaramente un campione, poi vi spiego come fare il nostro rettangolone, ricordandovi che è un multiplo di 8 più 5 e che quindi andiamo ad avviare per questo campione 29 catenelle, quindi 24 il multiplo di 8 più 5. 5, 29. Ecco qua, fatte le 29 catenelle, vado a fare un primo giro che è un giro, diciamo, di avvio, che non conta come i quattro giri del motivo. Quindi, per prima cosa, entro nella nona catenella a partire dall'uncinetto e lavoro una maglia bassa. A questo punto, faccio 5 catenelle. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e lavoro una maglia bassa e vado a ripetere questa sequenza, quindi 5 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e lavoro una maglia bassa. Quindi ripeto così ovviamente fino alla fine della riga, 5 catenelle, salto 3, nella quarta una maglia bassa. E di nuovo 5 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e lavoro una maglia bassa. E infine, di nuovo 5 catenelle, salto 3 e questa volta deve essere l'ultima catenella disponibile e lavoro una maglia bassa. Abbiamo così fatto il giro di base che però non conta come giri del motivo e quindi vediamo adesso il primo giro del motivo. Il primo giro del motivo parte con 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta. Giriamo il lavoro e sempre in questo punto andiamo a lavorare altre 2 maglie alte. A questo punto, nell'archetto da 5 catenelle, vado a lavorare una maglia bassa. Dopodiché lavoro 5 catenelle e salto direttamente nel successivo archetto dove lavoro una maglia bassa. Nella maglia bassa del giro precedente, invece, vado a lavorare un gruppetto formato da 5 maglie alte. Dopodiché
Dopodiché, nell'archetto successivo faccio una maglia bassa. A questo punto 5 catenelle, vado direttamente al successivo archetto, lavoro una maglia bassa e nella maglia bassa del giro precedente di nuovo lavoro un gruppetto di 5 maglie alte. E naturalmente lavoro una maglia bassa nel successivo archetto. Termino lavorando 5 catenelle e chiudendo il giro con una maglia bassa nella terza catenella. E questo è il primo giro del motivo. Il secondo giro del motivo parte con 3 catenelle, giro e lavoro. E in questo primissimo punto lavoro altre 2 maglie alte. Una maglia bassa in questo primo archetto da 5 catenelle, lavoro una maglia bassa, dopodiché altre 5 catenelle. E vado adesso a lavorare una maglia bassa nella terza maglia del gruppetto, la maglia centrale. Quindi nella terza maglia lavoro una maglia bassa. E lavoro un gruppetto da 5 maglie alte nella maglia bassa del giro precedente. Quindi 5 maglie alte. I gruppetti sono sempre formati da 5 maglie alte. Lavoro poi una maglia bassa invece nel successivo archetto. Vedete che i ventagli sono, diciamo, accostati. A questo punto faccio 5 catenelle. Vado direttamente nel gruppetto del giro precedente, entro sempre nella terza maglia e lavoro una maglia bassa, quindi la maglia centrale del gruppetto, e lavoro invece 5 maglie alte nella maglia bassa del giro precedente. Dopodiché lavoro una maglia bassa nell'archetto e chiudo lavorando sempre 5 catenelle e una maglia bassa nella terza catenella. E ho così concluso anche il secondo giro del motivo. E come potete vedere, i ventagli stanno appunto andando già in diagonale, già si comincia a vedere. Ma vediamo subito il terzo giro del motivo. Il terzo giro del motivo inizia con 6 catenelle, perché sono 3 catenelle, la prima maglia alta più lo spazio da 3 catenelle. Giro il lavoro e nell'archetto che trovo subito qui lavoro una maglia bassa e lavoro invece un gruppetto da 5 maglie alte nella maglia bassa del giro precedente. Quindi sempre 5 maglie alte, naturalmente. Lavoro poi una maglia bassa nella terza maglia alta o maglia centrale del gruppetto del giro precedente. A questo punto di nuovo 5 catenelle, salto tutto e vado a lavorare nel prossimo archetto una maglia bassa e di nuovo lavoro le mie 5 maglie alte nella maglia bassa del giro precedente. Una maglia bassa nella maglia centrale e adesso sempre faccio le mie 5 catenelle. 5 catenelle, vado a lavorare nell'archetto successivo una maglia bassa, 5 maglie alte sempre nella maglia bassa del giro precedente. E concludo questo terzo giro del motivo, lavorando una maglia bassa nella terza catenella. E a questo punto siamo pronti a lavorare il quarto e ultimo giro del motivo, che parte sempre con 6 catenelle, quindi 3 catenelle, la prima maglia alta più altre 3. Giro il lavoro e adesso qui nella maglia centrale, quindi nella terza maglia alta, lavoro una maglia bassa. Dopodiché vado a lavorare il mio gruppetto da 5 maglie alte nella successiva maglia bassa del giro precedente.
A questo punto lavoro una maglia bassa invece nell'archetto e di nuovo 5 catenelle. 5 catenelle, vado a lavorare a questo punto una maglia bassa nella terza maglia alta del gruppetto e di nuovo le mie 5 maglie alte nella maglia bassa del giro precedente. E ovviamente lavoro una maglia bassa nell'archetto. Di nuovo 5 catenelle, vado direttamente nel gruppetto del giro precedente, o meglio nella maglia centrale, lavoro una maglia bassa. Di nuovo lavoro un gruppetto da 5 maglie alte nella maglia bassa del giro precedente. E naturalmente andrò a chiudere il mio giro lavorando una maglia bassa nella terza catenella. Ed ecco qua i quattro giri del motivo. Vedete che appunto i ventagli sono proprio, si posizionano in modo diagonale e quindi dovete chiaramente andare a ripetere questi quattro giri fino all'altezza desiderata. Adesso chiaramente riprendiamo il nostro lavoro e vi ricordo che trovate anche lo schema del punto sotto al video nell'info box, ma riprendiamo il nostro rettangolone. Per realizzare questo rettangolo appunto largo 60 e lungo 120 ho avviato 101 catenelle, cioè 96 il multiplo di 8 più 5, quindi 101 catenelle per avere 60 centimetri e ho continuato a lavorare il motivo per un totale di 112 giri per arrivare ad un'altezza di 120 centimetri. Come vi ho già detto, ho usato praticamente tutto il gomitolone, mi sono tenuta giusto un po' di filato per cucire, quindi questo rettangolo, come vi dicevo, misura adesso 60x120. Questa è, diciamo, la taglia grande, ma ho sviluppato delle indicazioni di taglie e quindi sul sito trovate anche la tabella per realizzare il vostro rettangolo in base appunto alla vostra taglia. Quello che dobbiamo fare adesso è piegare il nostro rettangolo, vedete, in questa maniera, lasciando nel mio caso uno spazio di circa 30 centimetri, ma qua chiaramente fate le vostre prove, però deve essere diciamo uno scollo abbastanza comodo. Quindi io andrò adesso a cucire lungo tutte le clip. Mi sono tenuta, come vi dicevo, un po' di filato, il mio fantastico ago e vado a fare una semplicissima cucitura. E una volta cucito, questo sarà il risultato. La cosa che mi è piaciuta molto di questo filato, oltre ovviamente a queste bellissime sfumature, è il fatto che è molto leggero, quindi viene fuori proprio quel poncetto che possiamo inserire nella borsa e possiamo tirare fuori nelle sere d'estate quando fa un pochino più fresco. Quindi, come sempre, io vi chiedo di farmi sapere con un commento qui sotto al video cosa ne pensate. Vi ricordo anche di condividere il video nei vostri gruppi creativi e di lasciare un mi piace, naturalmente, se il video vi è piaciuto. Tutti i link utili, indicazioni delle taglie, eccetera, eccetera, li trovate sotto al video nell'info box. Vi ricordo anche di iscrivervi chiaramente al canale, di attivare la campanellina, così non perderete nessun aggiornamento. Io, come al solito, vi lascio all'end card, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!